Un evento partecipato e ricco di emozioni. Il palazzetto dello sport di Fossombrone era gremito di gente domenica scorsa per la presentazione dell'unica tappa marchigiana del Giro d'Italia prevista per il prossimo 13 maggio. La città sarà in mondovisione, accoglierà la carovana che partirà da Terni, scalerà le ascese dei Cappuccini, il Monte delle Cesane e dopo lo strappo di Montefelcino nuovamente la salita dei Cappuccini. I fossombronesi sono pronti a vivere questa rara occasione sportiva che metterà in risalto non solo le capacità di correre, ma anche le bellezze del territorio. La presentazione dell'evento è iniziata sulle note dell'inno d'Italia cantato dai bambini. È seguito un video con i nomi degli uomini illustri, fossombronesi e marchigiani. Il video che abbiamo preparato non è sui tecnicismi del Giro d'Italia, ma è sull'importanza del Giro stesso, che vorrei che sia condivisa con tutti. Con tutti i nostri concittadini, con tutta la nostra comunità, perché questo è un evento importante, è un evento che in qualche maniera deve darci un momento di visibilità a livello mondiale. Quindi il fatto che la comunità si prepari a questo è la cosa più importante. Coinvolgente anche il monologo dell'attrice Giulia Bellucci, presenti all'evento diverse autorità civili e militari, il promotore della tappa Alighiero Micioli, la showgirl Justin Matera, il commentatore di MotoGP Mauro Sanchini, ospite d'eccezione il giornalista ed ex CT della Nazionale Italiana di Ciclismo Davide Cassani. Sembra che ci sia una gran voglia di ciclismo, una gran voglia di Giro d'Italia, anche perché il Giro non è solamente una corsa in bicicletta, il Giro d'Italia fa parte della storia, della cultura di questa nazione. E la tappa dà la possibilità a tutto, a Fossombrone, di farsi vedere in Italia e non solo nel mondo, perché il Giro non è visto solamente qui, è visto in tutto il mondo. E tra l'altro sarà una tappa bella, particolare, perché non c'è pianura, perché per arrivare sul traguardo di Fossombrone i corridori dovranno affrontare salite come quella dei Cappuccini, come Cesana. Sono strappi non lunghissimi ma veramente impegnativi e quindi sono assolutamente convinto che questa tappa sarà un grande spettacolo.